Io credo che sul Ponte Vecchio, sulla concessione alla Ferrari del Ponte Vecchio, si possa stare a discutere quanto si vuole e probabilmente non si troverà mai una soluzione, o meglio, non ci sarà mai qualcuno che è d'accordo con tutti. In passato il Ponte Vecchio è stato dato per la sfilata di cavalli, per l'iniziativa di Lucio Dalla su Beppe Uccellini, per tante altre iniziative, per Pitti. Noi l'abbiamo dato perché 100, in realtà era 91, ma insomma top clients mondiali di Ferrari, cioè gente che è miliardaria in euro, venisse a Firenze. Potevano andare a Venezia, potevano andare a Nizza, potevano andare a Los Angeles, a San Francisco, a Shanghai, a Dubai. Io ho detto portiamolo a Firenze questo evento, anche perché con la Ferrari c'è una partnership. Se la Ferrari sta valorizzando l'autodromo del Mugello anche con la Formula 1 e non solo con il moto mondiale, è perché in questi anni abbiamo lavorato con la Ferrari, con i sindaci del Mugello, il presidente dell'Unione dei Sindaci Bettarini, il sindaco di Scarperia e tutti gli altri amministratori del Mugello. Quindi c'è un accordo tra noi e la Ferrari. In questo accordo il sindaco di Firenze ha detto vi diamo Ponte Vecchio. Ora si può discutere se sia giusto o no. Ponte Vecchio per 3 ore, Cioè, vediamo Ponte Vecchio per 3 ore, sembra che gli abbiamo venduto. Tre ore di cena. Poi se lei è abituato a cenare 6 ore, questo è un altro discorso, magari intende dire da quando ci hanno portato i tavoli, ma la chiusura è stata fatta in questo periodo. Dopodiché io rispetto chi dice Renzi hai sbagliato perché non bisognava dare Ponte Vecchio a nessuno, né alla Ferrari né a Cavalli, né a... era giusto mandare quelli della Ferrari non a Firenze ma mandarli a Shanghai. È legittimo che qualcuno pensi che sia stato un errore, è anche legittimo che qualcuno dica che i 120.000 euro fossero pochi. È legittimo che uno dica, guarda, io sono dell'idea che dovevi chiedergli 500.000 euro, anziché 100.000. Beh, è corretto, cioè è legittimo questo. Magari non è corretto che uno dica in contemporanea che non bisogna darla a nessuno e che si è preso poco. Cioè, o non si deve dare a nessuno o si è preso poco. Ma sono posizioni legittime rispetto. Poi c'è questo senatore dei 5 Stelle, che è un medico fiorentino che è diventato senatore e che quindi rappresenta anche me, rappresenta anche lui, che ha detto tutta una serie di considerazioni sul sindaco, che il sindaco non è bravo, non capisce niente, ha fatto un atto scellerato, tutte cose rispettabilissime, se le pensa fa bene a dirle. Poi ha detto questo senatore dei 5 Stelle, cioè di Grillo, il sindaco fa questa cosa perché ha un interesse personale, concede il suono pubblico per un interesse personale, come se la Ferrari mi desse a me una Ferrari, io che viaggio in bici, ma va bene. Cioè lui ha detto c'è un interesse personale del sindaco, un favore personale. Dire una cosa del genere è un atto diffamatorio, per il quale se qualcuno di voi dice questo, io lo porto in tribunale e gli chiedo i soldi di risarcimento danni. O se io lo dico di voi, cioè se io sostengo che ci sia un interesse personale o lo provo e scopro che nei garage ci sono 7 Ferrari nascoste dei top clients Ferrari nel mondo, o se non lo provo devo pagare un sacco di soldi. Allora io ho detto a questo senatore di 5 Stelle, se qualcuno mi dice una cosa del genere io lo porto davanti a un tribunale, ma i senatori e i deputati possono invocare l'immunità parlamentare, l'insindacabilità. Allora dico, siccome questi di Beppe Grillo sono tutti nuovi, sono bravi, non si chiamano deputato e senatore ma si chiamano cittadino, io dico cittadino Romani, abbia la forza di fare quello che dovrebbero fare tutti i cittadini, rinunci all'immunità parlamentare, si faccia giudicare da un tribunale, visto che dicono loro bisogna essere tutti attenti ai giudici, bene, vieni in tribunale, ma hai detto che l'ho fatto per un interesse personale, vieni Bellino, vieni in tribunale, guarda se il tribunale ti dà ragione, se vinco io il risarcimento danni non lo metto in tasca, lo do al Maier e il risarcimento danni è l'equivalente di quello che ha speso la Ferrari, quindi più di 100.000 euro, che per lui vuol dire le diarie, le indennità, a queste cose che gli stanno attenti, quindi l'indennità, la diaria, ste robe qui. Però il senatore del Movimento 5 Stelle, gli faccio un appello da qui, visto che vuole essere diverso dagli altri, rinunci all'immunità parlamentare e si faccia giudicare. Perché vede, uno può dire quello che vuole, può dire che il sindaco ha sbagliato, che Ponte Vecchio non va dato, che si è chiesto poco, tutte cose legittime. Io non pretendo che tutti la pensino come me. Magari arriva un altro, farà meglio di me, oppure farà peggio, chi lo sa. Però se mi dici che c'è un interesse privato, o me lo provi o vai davanti a un giudice. Un cittadino così, un cittadino normale funziona così. Vediamo se il cittadino senatore Romani farà prevalere l'essere cittadino o l'essere anche lui parte di quella che loro chiamano casta. E quindi se si nasconderà
rispetto alle sue dichiarazioni, dietro al muro della immunità e insindacabilità parlamentare. Sapete che sono proprio curioso di capire come va a finire? Grazie.